Il sindacato, anche al suo interno, si racconta poco. Cioè, è difficile venire a sapere che cosa fate di interessante. Perché voi stessi siete portati a manifestare di più le sfide, le cose difficili, che non in fondo la ricchezza della vostra esperienza. Non per vantarsi, ma voglio dire, una volta, nei nostri tempi, quando erano tempi molto più facili, si eccedeva addirittura in narrazione sul contratto A, il contratto B, questo che era capitato, la lotta Y, eccetera, no? Adesso mi sembra, io poi quando stavo a Firenze lì si erano costretti perché nei lavori di gruppo, ma normalmente il sindacato racconta poco le cose di qualità che fa e le cose che danno piacere anche a voi, insomma, che le fate. Questo mi sembra un punto, diciamo, che va un pochino migliorato. Fatevi sapere almeno tra di voi, perché il senso poi è lì, no? Cioè non è i grandi fervorini. La seconda cosa che un tempo, ai nostri tempi era più facile, e adesso lo è un po' meno perché cambiano gli interlocutori, era che il dirigente sindacale, voi siete dirigenti sindacali, non siete altro insomma, il dirigente sindacale era un uomo pubblico che aveva delle relazioni di un certo rilievo con le élite locali e non solo di necessità perché bisogna vedere l'assessore per fare qualcosa eccetera, no, era una persona che se non era proprio un pirla la sera colloquiava o discuteva con altri persone della cultura, persone del capitale, persone della politica, matti eccetera, insomma questo secondo me e diciamo questa clausura del sindacato che si è un po' richiusa e anche un pochino si è richiusa in Europa e non solo in Italia, in Italia eravamo molto più aperti storicamente, va sanata, cioè voi dovete percorrere delle relazioni, non immediatamente per riscuotere, no? Beh, le relazioni obbligatorie le avete già, insomma c'è un casino, vai in questura, vai in prefettura, siamo dire, ovviamente, ma voi dovete, e questo vi costringe anche a leggere quali sono le rappresentanze del vostro territorio, che non sono sempre le stesse, sono profondamente cambiate rispetto ai tempi in cui io percorrevo queste cose o quella che è la mia ex città. Questo io ve lo raccomando di cuore, cioè nel senso che voi non potete permettervi di essere timidi, questo è tutto, potete fare di tutto ma non fate sto mestiere se non avete l'orgoglio, e raccolto quindi una storiella per dire. Al corso lungo di Firenze dei primi anni, quindi io non c'entravo niente, erano corsi che duravano 6 mesi, no? Questi si rompevano, si giravano, e un giorno il professor Saba incontra un futuro importante dirigente della CISL, ex operaio, poi carrierone, che sciabattando con le pantofole transitava nei corridoi, un po' così vestito alla meglio, era domenica. E allora lo chiama il giorno dopo nel suo ufficio e gli dice: ascolti, lei quando sarà il segretario dell'Unione di X, lei sarà per il mondo del lavoro come il prefetto, quindi la prego di badare anche al suo aspetto esteriore.